75 anni della Costituzione, autonomia, unità, cittadini è stato il tema dell'evento promosso dall'Associazione Nazionale Forense, dal Centro Italiano Femminile Regionale Abruzzo ed ospitato nella sala consiliare del Comune di Pescara. Con questo evento, ha affermato Giampaolo Di Marco, segretario generale ANF, desideriamo celebrare assieme alle comunità di Pescara, Montesilvano e Spoltore, tre comuni impegnati in un coraggioso processo di integrazione, il 75esimo della Costituzione italiana, un testo ispirato a principi e valori universalmente riconosciuti. Certamente parte di essa è ancora in attesa di una, diciamo, di un'attuazione secondo il disegno appunto dei padri e delle madri costituenti, però di certo ci ha permesso di arrivare sino ai giorni nostri vivendo in un paese democratico, pur in mezzo a tante contraddizioni che la vita di tutti i giorni ci pone dinanzi agli occhi, ma soprattutto di avere fiducia nel futuro legato principalmente alla prima parte, cioè soprattutto quella che oggi, anche in ragione delle crisi migratorie che noi stiamo vivendo, ci permette di avere sempre la persona, il cittadino al centro. La presidente del Centro Italiano Femminile Abruzzo, Concetta Di Virgilio, ha aggiunto infine: la nostra regione ha una storia bellissima e tutta al femminile per quanto riguarda l'Assemblea Costituente e quindi la nascita della Costituzione. Infatti, sulle 21 madri costituenti, due sono abruzzesi: Filomena Deli Castelli e Maria Federici, partigiana, fondatrice e prima presidente della nostra associazione. Fatto incredibile se si pensa alle condizioni di arretratezza socioculturale dell'Abruzzo in quel periodo. È per noi doveroso onorare queste donne straordinarie che hanno camminato dentro la storia del loro tempo con speranza e coraggio, affermando il ruolo delle donne nelle comunità e nelle società, avviando un inaspettato e inedito processo di emancipazione femminile che diventa realtà nuova nella storia italiana. Il passaggio di millennio ci ha consegnato in una nuova epoca con nuove sfide per la democrazia. Siamo certe che essa sarà segnata da una grande e importante presenza e partecipazione femminile. Allo stesso tempo è necessario per l'associazionismo uscire dallo spazio claustrofobico dell'identitarismo e lavorare attraverso uno sforzo collettivo per un obiettivo che, anche se non ci riguarda direttamente, riguarda i diritti delle generazioni future.